Cioè, voglio sapere quando devo essere vaccinato, voglio ricevere il vaccino. E se poi non lo si fa, si prenderanno responsabilità se mi succede qualcosa. Essendo insegnante, io ho varie patologie, cioè io ho una patologia cardiaca congenita, porto un defibrillatore che mi protegge, sì. Però prima ancora io ho sempre sofferto di asma, la paura è il fatto della concomitanza delle patologie. Certo. L'INPS mi ha riconosciuto le invalidità 75%, mi ha riconosciuto le patologie. Nel momento in cui viene il Covid, cioè io non lo so come mi va a finire, perché mi sento abbandonato, cioè le istituzioni mi hanno abbandonato. Lui è Amedeo Maddaluno, un insegnante che abita a Monteforte, persona fragile con varie patologie ed anche una parziale invalidità. E da mesi attende invano di essere vaccinato. Ci ha raccontato la sua via crucis tra rifiuti al centro vaccinale, menefreghismo da parte dell'ASL di Avellino, medico di base che non vuole prendersi responsabilità e una marea di richieste di mail, prenotazioni e telefonate. Tutto inutile. Ma De Luca e la Morgante non avevano assicurato i vaccini, soprattutto per le persone fragili? Siamo con Amedeo Maddaluno. Ho chiesto il tuo aiuto con la speranza di risolvere questo problema, perché io sono in una fase di stallo al momento. Attendo il vaccino da mesi. Essendo insegnante, ho fatto la richiesta a febbraio. Mi sono recato all'ASL di Monteforte, mi è stato detto di evitare di fare l'adesione con la scuola, perché il medico curante avrebbe dovuto fare una relazione per, diciamo, di presentazione per dire che avrei dovuto ricevere il vaccino come fragile. Beh, io ho aspettato un po', intanto i miei colleghi si stavano vaccinando, chi con AstraZeneca, chi con Pfizer. Dopo 15 giorni ho visto che non si muoveva fuori. Il mio medico curante mi disse: no, guarda, a me fin quando non mi danno indicazioni io non mi muovo. Certo. Ok. Aspettare indicazioni dall'ASL. Dall'ASL, quindi su consiglio anche dei colleghi della scuola, dice, vabbè, falla sta adesione. E l'ho fatta. Dopo quasi un mese, quindi il 14 marzo, quindi ho aspettato abbastanza, il 14 marzo sono stato convocato, mi sono recato a Montoro. E a Montoro il medico vaccinatore, vista la mia anamnesi, mi dice: sì, ma per te è meglio il Pfizer, è più indicato Pfizer. Però vedevo che non si voleva prendere totalmente la responsabilità, mi chiedeva di decidere. Dice: guardi, certo, io dico, io che ne so, è lei il medico, oh, mi deve decidere lei che devo fare. Vabbè, io le consiglio di aspettare, di qui a breve, o la chiama l'ASL, no, perché lei deve essere protetto di più. Ecco. Pfizer la protegge meglio. Comunque mi convinse a non farlo. La sera stessa vado a casa, un po' preoccupato, mando una mail al protocollo PEC che ho trovato sull'ASL di Avellino, sì, che spiegavo tutta la situazione, certo, con una PEC. Da allora, un mese e mezzo, non ho ricevuto risposta. Ho provato a chiamare anche. Il giorno dopo mi sono recato lì, ho avuto anche una discussione perché ci stava qualcuno che era un po' nervoso. Alla fine mi indica una mail per gli insegnanti. Ci mandi una mail qui perché qui sicuramente andrà all'attenzione, spieghi la situazione. È passato un mese e mezzo e non mi hanno risposto all'email, né sui vaccini né sul protocollo. Allora mi sono rivolto al sindaco di Monteforte, che mi ha dato un aiuto, lo ringrazio pure, sindaco Giordano, che sì, si è messo a disposizione, ha fatto quello che poteva, mi ha fatto parlare con la direttrice sanitaria di Monteforte Irpino, la dottoressa Strollo, che mi ha dato un'indicazione di una mail di Avellino. Ho mandato una mail qualche giorno, 3-4 giorni fa, alla direttrice sanitaria di Avellino e ancora non ho avuto risposta. 5-6 giorni dopo De Luca dice: no, da ora apriamo le graduatorie dei fragili, le liste per i fragili. Sì. Cioè io stavo lì come insegnante e essendo già stato valutato mi aspettavo di essere chiamato. Quindi sono 2 mesi senza vaccino. Certo. E questa cosa mi fa arrabbiare, non mi fa dormire la notte. Allora, che non è possibile di essere così abbandonato, cioè mi sento abbandonato. Cioè le istituzioni mi hanno abbandonato. Allora l'ASET ho le porte chiuse. Ma allora chi è che mi deve vaccinare? Io voglio il vaccino, perciò sto qua. Cioè voglio essere vaccinato, voglio essere protetto, perché se mi si dice tu devi essere protetto di più e ti faccio Pfizer, poi non è possibile, è assurdo che mi si tenga 2 mesi senza protezione. Di previsione di una riapertura delle, sì, scuole, con i vaccini come fai? No, non posso andare, come già è successo, cioè da un anno, perché la commissione medica della scuola mi ha valutato fragile. Certo. Il medico curante ha paura di sbagliare, però ci sono tante persone, cioè qua in Campania siamo 280.000 fragili, siamo la regione con più vaccinati fragili. Certo. E poi io non ci rientro, sta cosa mi fa andare in bestia. Quindi più patologie riconosciute, invalidità e disabilità. Ho chiesto per via traverso, sono riuscito a sapere che la mia posizione è stand by. Stand by di che? Cioè stand by, io sto così, vuol dire che io sto rischiando la vita e stand by. Perché tu mi hai detto che devo essere protetto e non mi proteggi. Certo. Devo essere protetto di più e non vengo protetto proprio. Questo è.
Speriamo la situazione si sblocchi, perché Amedeo e sua moglie stanno trascorrendo davvero giorni difficili. Cara ASL, ci vuole molto più impegno, ma soprattutto ci vuole costanza.